La marcia di avvicinamento al Prato prosegue senza intoppi. Chianese, Pizza e Mingazzini sono rientrati in gruppo e dunque disponibili per sabato. Ancora a parte il neo arrivato Scapinello, che però da martedì riprenderà il lavoro per essere convocabile, dunque a partire dalla trasferta di Pontedera. Per lui e per l'altro acquisto Pagano, che ha già esordito a Savona, comincia una nuova avventura nella Lucchese. Due giocatori abbastanza simili per caratteristiche tecniche, entrambi possono fare l'esterno d'attacco o giocare dietro le punte, ma ovviamente con storie diversissime. Pagano, per esempio, ha girato l'Italia da nord a sud e si porta dietro un grande bagaglio di esperienza. Sabato sono entrato, ho cercato di fare quello che mi aveva chiesto il mister, che mi sembra quando poco prima di entrare mi ha chiesto di attaccare la profondità, ho cercato di farlo al meglio. Preferisci attaccarla sugli esterni o centralmente la profondità? Come ruolo? No, indifferente. Infatti anche quando sono arrivato ho parlato col mister, ho detto che posso fare tranquillamente tutti e tre i ruoli dietro la punta, quindi poi deciderà lui come schierarmi. Scapinello viene dal Varese, dove ha collezionato 9 presenze nel campionato cadetto. Di fatto, la sua prima esperienza nel calcio che conta. No, bello perché ti confronti con gente che è veramente forte. Ho fatto comunque 9 presenze, me la sono giocata e adesso sono qui per dare il mio contributo alla Lucchese a salvarsi. Ruolo esterno o anche dietro le punte? No, sono più un trequartista.